Buongiorno a tutti. Oggi che giorno è? Oltre ad essere domenica. Oggi è la domenica del Padre. Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì ad incontrarlo e gridava: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Gesù trovò un asinello, vi montò sopra e come sta scritto, non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene montato sopra un puleso, in due rodasi. Oggi è la domenica delle palme, però io voglio cominciare con, come al solito, con una domanda che sembra quasi non entrarci niente con la domenica delle palme, perché voglio chiedervi se qualcuno sa che cos'è la terra di nessuno. Benjamin che gioca a Game of Thrones, qualche gioco. Che cos'è la terra di nessuno? La trincea. Ok, la trincea e trincea. Anche se voi non conoscete la terra di nessuno, Benjamin la conosce, io vi posso dire che molta parte del nostro tempo come credenti noi la passiamo nella terra di Gesù. E come diceva Benjamin, la terra di nessuno è un gergo militare e è un pezzo di terra che sta al centro tra le trincee, quando c'erano le battaglie campali, adesso probabilmente non ci sono più perché si fanno guerre in altra maniera. Quando c'erano le battaglie campali con due eserciti schierati uno di fronte all'altro, tra una fila di trincee di un esercito e la fila delle trincee dell'altro esercito c'era uno spazio dove non succedeva praticamente niente. Difatti quello era uno spazio dove normalmente veniva utilizzato per andare a recuperare i feriti da parte della Croce Rossa, per andare a negoziare gli accordi tra un esercito e l'altro. Non succede assolutamente niente finché qualcuno non decide di attaccare l'asta, e a quel punto la terra di nessuno comincia a diventare una terra di qualcuno. Allora voi vi starete chiedendo che cosa c'entra questo con la chiesa, con la domenica delle palme e con la domenica e con la mia vita. Noi diciamo, io sto in pace, non c'è guerra in casa, non c'è nessuna guerra in atto, siamo proprio sicuri? Quindi la prima. Chissà perché allora Paolo scrive queste cose nella lettera dei Efesini. Perché le armi che Dio vi dà per poter resistere contro le manovre del diavolo, cioè prendete le armi che Dio vi dà per poter resistere contro le manovre del diavolo. Infatti noi non dobbiamo lottare contro creature umane, ma contro gli spiriti maligni del mondo invisibile, contro autorità e potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso. Prendete allora le armi che Dio vi dà per combattere nel giorno della lotta, le forze del male e per saper resistere fino alla fine. Paolo qui sta descrivendo una battaglia, poi descriverà le varie armi difensive e offensive, ma c'è un'arma particolare che ripete per tre volte da utilizzare. Efesini 6, 18, 19. Pregate sempre. Chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in tutti i modi, guidati dallo Spirito Santo. Perciò state svegli e non stancatevi mai di pregare per tutto il popolo di Dio e neanche per sé. Ripetete per tre volte, pregate sempre, chiedete, pregare in ogni occasione, non stancatevi mai di pregare. Ora, nella terra di nessuno non servono armi, calma, è tranquilla, non c'è nessun movimento, perché un posto dove io credo è un posto dove io credo in Gesù, evito di peccare e basta. Quelli che erano usciti a dire Osanna a Gesù erano probabilmente nella terra di nessuno, conoscevano Dio, riconoscevano che Gesù era una brava persona, lo osannavano e basta. Sapete, per Satana noi credenti siamo un male necessario, nel senso, non è tanto arrabbiato come credenti, credetemi che non è con
certo tipo di credente non è, non è arrabbiato. Perché? Perché Satana è in lotta con Dio, no? Qualche volta Dio ne guadagna qualcuno, qualche volta Satana ne guadagna qualcuno, ma è una questione di percentuali, un po' di qua che passa di là. Non si tratta di vincere o di perdere battaglie. Che cosa voglio dire? Che sei nella terra di nessuno quando non fai niente per Satana, perché magari hai pure smesso la tua vita peccaminosa, per cui non fai niente, ma non fai niente nemmeno per Dio. A quel punto Satana dice: ok, perfetto, ne ho perso uno, ma l'infezione è circoscritta, è soltanto a... Ma se tu cominci a parlare di Dio, cominci a testimoniare di Gesù, cominci a pregare, cominci ad intercedere come avevamo fatto, avevamo detto la settimana scorsa, allora la cosa si fa pericolosa, pensate, l'infezione rischia di ampliarsi, di essere, di diffondersi ad altre persone. A quel punto comincia una battaglia, e è quella appunto la battaglia spirituale di cui vogliamo parlare oggi. Gesù conosce bene Satana, c'è un rapporto personale con Satana, c'è avuto anche più di un incontro con Satana, e oltre a chiamarlo il nemico, oltre a chiamarlo l'accusatore dei fratelli, lo chiama in un'altra maniera, lo chiama ladro. Giovanni 10, versetto 10: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sapete, nella nostra società abbiamo imparato benissimo a sostituire le parole, sostituire, a evitare di chiamare le cose con il loro nome. Siamo stati capaci di smussare, attenuire, diluire alcuni concetti e alcune parole, perché ci sembrano brutte, perché non sono politicamente corrette. Per cui, per esempio, in psicologia un omicida non viene chiamato omicida, ma bene, è una persona che è ammalata di tendenze omicide. Una persona che va prostituta regolarmente non è un depravato, una persona indegna perché tradisce la moglie, perché sfrutta le persone, ma è uno ammalato di la sindrome erotomane, da erotomania. È un erotomane, ha necessità, cioè questa spinta dentro che lo porta a cercare di avere sesso il più volte possibile, anche a fare questo. Vedete com'è? Non è più l'uomo che agisce, sentite bene il discorso, non è, perché se ci fosse un assassino o uno che va a prostitute, sono due uomini che vanno a fare le cose. Qui invece che cos'è? È un qualche cosa che si sta dentro, che ha corrotto la natura dell'uomo, per cui è una malattia che fa sì che quell'uomo si comporti in una certa maniera. E non è più l'uomo che uccide, ma è la sua tendenza che uccide. L'uomo di per sé è salvo. Vedete come abbiamo cambiato le regole? Abbiamo trasformato le regole. Trasformiamo tutto in concetti astratti, in concetti più o meno filosofici. Perché? Per negare che ci sono realmente persone malvagie. Perché al mondo ci sono veramente persone malvagie. Persone che proprio fanno il male. Invece Gesù che cosa dice? No, un attimo. Satana non è una tendenza, Satana non è una filosofia, Satana è una persona reale, è un ladro. E per vincere una persona reale, che cosa serve? Serve una filosofia? Serve una religione? No, ci serve una persona. E quella persona sono io, sono Cristo, sono lui. Allora, mi dai una cosa, guardate la struttura della frase. Allora, questo è quello che dice Satana, che dice Gesù di Satana, e quello che dice Gesù che lui fa. Allora, Satana che cosa fa? Rubare, ammazzare, distruggere. Gesù invece fa avere vita, abbondanza. C'è una battaglia.
queste sono le cose che succedono in una battaglia. Si ruba la terra, si rubano le persone, si ammazzano, si distruggono. Gesù che cosa fa? Invece porta vita, porta abbondanza, che sono l'esatto contrario. Ora, i quartieri generali di questa lotta non sono qui. Normalmente quando c'è una guerra, il quartier generale non è mai sul fronte, ma è a molta distanza. E questo succede anche per la nostra battaglia spirituale. La battaglia spirituale si svolge, i quartieri generali stanno nei cieli, nei luoghi altissimi, ma qua da noi c'è la battaglia, c'è il fronte, ci sono le trincee, e in mezzo ci sta la terra e nessuno. Se non sei convinto che siamo in battaglia, sei convinto che siamo in battaglia? Ti leggo soltanto, facciamo un esperimento, guarda. C'ho un aggregatore di news e leggiamo quello che sono le news in questo momento. Allora, in questo momento muore a 13 anni in un parco, la mamma che spunta su Facebook, dice, eccetera, eccetera, la mia definita. Grande Fratello 2019, anche questo è un male grande, eh? Grande Fratello 2019, Cristo mi ha imparato che io l'ho avuto in testa con quegli uomini. Bambino di 4 anni spara e uccide la sorellina di 6 anni nell'auto della madre. Le sto leggendo in questo momento. Ewan McGregor, un uomo al volante, Ewan McGregor ha fatto a botte e l'hanno arrestato. Professoressa fa sesso con un alunno di 14 anni e si giustifica così. Aggrediti da un pitbull, due cuccinetti di 6 e 7 anni, gravi a San Gerardo. Vandali notturni e il raid finisce in denuncia. Reddito di cittadinanza, questo è un altro posto. Consiglieri militari francesi dietro la guerra civile in Libia. È un fronte, è una battaglia, è una battaglia continua. È una battaglia. Come allora combatte? Allora, com'è che combatte il nemico? Com'è che combatte il nemico? Principalmente in più maniere, principalmente in tre modi. Una maniera è cercando di farsi vedere il meno possibile. Io non esisto. Infatti ci soldati che ti dicono Satana non esiste. Anche i credenti che dicono no, Satana è l'essere lontani da Dio. L'essere lontani da Dio significa c'è Dio e poi se sei lontano da Dio è come se tu... No, come? È Satana, è una persona, è un essere, è una creatura. C'è, è reale. Però dice, si dissimula, io non esisto. Secondo sistema, quando qualcuno capisce che esiste, è di tenere i credenti nella terra di nessuno, di fargli credere, sì io ci sono, ma tanto non serve che fai niente contro di me, perché tanto io non sono pericoloso, vai tranquillo, non fa niente. E solo quando i credenti cominciano a essere veramente pericolosi, perché cominciano a pregare, cominciano a intercedere, cominciano a testimoniare di Cristo, allora a quel punto che cosa fa? Lui cerca di distruggere le vite dei credenti. Che cosa dice? Io sono più forte di Dio. Ora, se voi... A chi è che piace James Bond? Se qualcuno piace James Bond, questa è la struttura di un film di James Bond. Perché cosa, soprattutto nei primi, c'è questa organizzazione che si chiama Spectre in italiano, Spectre in inglese, significa anche spettro. Che cos'è? È un'organizzazione mondiale che cerca di controllare tutto quanto e di fare il male più possibile. La prima maniera che fa la Spectre è di cercare di non farsi vedere. Poi quando cominciano, gli stati cominciano a vedere che esiste, la Spectre comincia a far vedere che non è in fondo così male, anzi che sono una fanno azioni pure filantropiche per gli uomini, per il mondo, eh? E quando James Bond scopre tutte le malefatte della Spectre, che cosa succede? Cercano di far capire a James Bond che loro sono molto più forti di lui. È una strategia. Non so se Jan Henrik l'abbia presa
dalla Bibbia, lo dubito, perché Ian Fleming aveva una vita abbastanza lontana da Dio, però non si sa mai. Comunque, questa è una strategia. Ora, dobbiamo essere spaventati, devi essere spaventata o devi essere spaventato? No, assolutamente no. Perché? Perché Dio ha organizzato il piano di recupero più grande mai esistito. Sapete che cos'è un piano di recupero? Il piano di recupero di prigionieri è quando tu hai delle persone che sono prigionieri e organizzi una task force, un gruppo di persone che di notte vadano a prendere questi prigionieri, a liberarli per riportarli nel posto giusto. Luca 19:10. Infatti il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare quelli che erano perduti. Ora, come fa fisicamente a recuperare quelli che erano perduti? Perché se sono perduti, dove li vado a trovare? Molto semplice, li vado a trovare dentro le fortezze. Luca, prima Giovanni 3:8. Gesù il figlio di Dio è venuto proprio per distruggere le opere del diavolo. Le fortezze si chiamano, le fortezze dove sono le persone da liberare, perché Satana non c'ha soldati, perché uno può pensare, cioè, beh, ci sono i soldati di Cristo, no? Noi, la Chiesa, e ci sono soldati di Satana, mentre Cristo c'ha un esercito di persone volontarie, Satana c'ha un esercito di prigionieri, schiavi, e qualcuno l'ha messa a lavorare per lui. Per cui Satana non ha un esercito suo, Satana ha una serie di persone che sono state fatte prigioniere e che ha messo a lavorare per lui. Gesù ti ama così tanto da morire per te. Satana ti odia così tanto che vuole vederti morire per te. Ricordate? Distruggere, ammazzare, rubare. Vita, abbondanza, amore. Pietro ne parlava a un ufficiale di nome Cornelio in Atti al versetto 38 del capitolo 10. Dice così: senz'altro saprai che Gesù di Nazareth fu unto da Dio con lo Spirito Santo e con potenza, che andava in giro facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano in potere del diavolo, perché Dio era con lui. Vedete dove erano i prigionieri? Dove erano le persone da salvare? Erano nel potere di Satana, nelle fortezze che Satana aveva costruito. Ora, qual è il potere del diavolo? Quello del diavolo dice: drogati e ti sentirai pagato. Tradisci tua moglie e ti sentirai appagato. Opprimi il tuo popolo e ti sentirai potente. Questo è a grande livello. Ma a livello personale parla in un'altra maniera. Le fortezze dove ti vuoi tenere Satana sono: tu non vali niente, tu sei una schifezza d'uomo, una cosa pessima, tu non troverai mai l'amore che cerchi, nessuno ti amerà mai, tu non uscirai mai dalla tua povertà, tu non ce la farai mai ad uscire dalla tua dipendenza, che sia dal sesso, dalla pornografia, dall'alcol, dalla droga. Ti vuole tenere intrappolato. Ora, che cosa faceva Gesù? Avete visto? Ribaltava a 180 gradi quello che ribalta quello che c'è, sono a 180 gradi quello che sono le fortezze di Satana: rubare, ammazzare, distruggere. Lui che cosa dice? Vita, speranza, amore. Liberando dalla schiavitù della malattia, liberando dalla schiavitù della dipendenza, liberando dalla fame e dalla povertà. Tu potresti dirmi: però vabbè, questo era Gesù. Gesù troppo facile, è il figlio di Dio, non ci sono problemi. E qui interviene il discorso: non terra di nessuno. Tu ti trovi con tutto questo potere e ti trovi nella terra di nessuno, è lì che Satana ti vuole. La Satana ti vuole proprio lì, pensando che tanto io non posso fare niente, aspetto che arriva Gesù a farle queste cose. E tu ti trovi nella terra di nessuno, nel posto dove non succede niente, e Satana ti vuole lì perché sei noi.
Se sei credente, se hai creduto in Cristo, tu hai il potere di Cristo. E la prossima. Giovanni 14,12. In tutta sincerità vi dico che chi crede in me farà le stesse opere che faccio io, anzi ne farà più grandi. Cosa ho letto? In tutta sincerità vi dico che i pastori faranno le stesse cose che faccio io. Gli anziani faranno le stesse cose che faccio io. Le diaconesse, i diaconi faranno le stesse cose. I missionari faranno le stesse cose. Tutti. In me. Chi crede in me? Chi crede in me? Faranno le stesse opere. Ne faranno più grandi. Se hai creduto in Gesù, se tu hai creduto in Gesù, tu farai le stesse opere. Dice, non so parole mie, dice Gesù. Solo, esclusivamente, se decidi di andare in battaglia, perché se stai nella terra di nessuno non succede niente. Pietro continua così il colloquio che aveva con Cornelio, Atti 10, versetto 42. Stava parlando sempre con questo Cornelio. Gesù ci ha comandato di annunciare al popolo, di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Pietro stava parlando a Cornelio, che era un centurione, un militare, e non a caso usa quella parola. Perché il centurione, essendo militare, sapeva che cosa significava comandare. Se tu sei un militare e il superiore ti dà un comando, se tu disobbedisci, c'è la corte marziale. La corte marziale cosa ti porta? Il protone d'esecuzione, alla morte. Non la usa a caso quella parola. Non è un suggerimento, è un comandamento. È un comandamento. Quando noi annunciamo, quando noi testimoniamo, quando noi diciamo che Dio, Gesù è giudice, stiamo distruggendo le forze del nemico, le fortezze del nemico. Allora, però dice, vabbè, sono in battaglia, ho capito che devo andare in battaglia, come fare, che cosa mi porto come armi, quali armi mi porto dietro, e soprattutto, da dov'è che comincio la battaglia, perché non so dove sta il fronte. Giovanni 14,13. Io tornerò al Padre, qualsiasi cosa mi chiederete nel mio nome, io la farò, anche affinché il Padre sia glorificato in me. Qualsiasi cosa chiederete, come chiamiamo in un'altra maniera noi chiedere a Dio? Pregare. Eccola. Paolo l'aveva sottolineata tre volte. Pregate sempre, prima di ogni cosa pregate. Chiedere a Dio. Quando esci dalla terra di nessuno, quando preghi, stai uscendo dalla terra di nessuno e stai cominciando ad attaccare il nemico. Perché? Perché se non c'è chi prega, non c'è battaglia, se non c'è chi prega, non c'è salvezza, se non c'è chi prega, non ci sono niente cambiate. Vi ricordate come comincia la preghiera perfetta, Padre nostro? Come comincia la preghiera perfetta? Padre nostro. Noi abbiamo un Padre che ci ama. Incomincia Padre nostro e come finisce? Ma liberaci dal maligno. Abbiamo un Padre che ci ama e abbiamo un maligno che ci odia. E li ha messi non a caso all'inizio e alla fine. Gesù dice: c'hai un Padre che ti ama e un maligno che ti odia. E in mezzo alla preghiera c'è la chiave di come possiamo sconfiggere il maligno. Abbiamo un Padre che ci ama e un maligno che ci odia. Come possiamo fare a sconfiggere il maligno che odia noi, che odia anche il Padre? Ce lo dice il Padre nostro. Padre nostro, sia fatta la tua volontà.
Questa è la volontà. Qual è la volontà di Dio? Perché così è una volontà un po' generica. Si è fatto. Qual è la volontà di Dio? Che siamo tutti salvi. Come? Che siamo tutti salvi. Che stiamo tutti salvi. Ok? Mi dai la prossima? Giovanni 6,14. La volontà, questa è la volontà del mio Padre. Che chi conosce il Figlio e crede, che chi conosce il Figlio e crede, lui abbia vita eterna. Eccola. Questa è la volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà, vuol, significa che Dio vuole che tutti quanti arriviamo a riconoscere Cristo e a essere salvi e avere la vita eterna. Questa è la volontà. Se tu fai parte dell'esercito di Gesù, se tu fai parte sei uscito dalla terra di nessuno, non rimanere nella terra di nessuno, se hai pregato almeno una volta il Padre nostro, sia fatta la tua volontà, hai anche pregato, e ti informo adesso se non l'hai capito, se non l'hai capito, sia fatta la tua volontà, tu hai pregato, Signore, mandami a farti conoscere dagli altri nel mondo. Questo hai pregato. In questi 40 giorni noi siamo stati uno squadrone d'attacco, una task force, pregando assieme per la nostra sfida, pregando assieme per i nostri amici, pregando assieme per le nostre città, pregando assieme per la Chiesa del mondo. Invece di chiamarlo 40 giorni di preghiera, io avrei voluto chiamarlo 40 giorni di guerra totale, però era un po' troppo lungo. Allora, hai capito che siamo in guerra, vero? Allora, non ti stupire se sei sotto attacco. Non ti stupire se sei sotto attacco. Perché vi è mai capitato di pensare durante questi 40, oggi è 35, sono 35 giorni, ma tanto non è importante che prego tutti quanti i giorni. Bomba, è un missile. È arrivato un missile. Ma casomai prego domani. Casomai. Ti è mai capitato di pensare, vabbè, io prego, ma tanto le cose mica succedono? Per carità, la mia preghiera non è efficace, evidentemente il Signore non mi sente. Boh, un altro missile da mandare. Ti è mai capitato di pensare, tanto oggi ci saranno gli altri che pregano, per cui uno in più, uno in meno, conta poco. Questa è la maniera di agire di Satana. Satana è un kamikaze. È come i kamikaze. Perché Satana sa perfettamente che ha perso. La guerra è già stata vinta. Gesù già l'ha vinta la guerra. Però i giapponesi, quando facevano i kamikaze, volevano vincere la guerra? No, sapevano che era persa. Però che cosa facevano? Si buttavano sulle navi avversarie, sulle navi statunitensi, cercando di creare il maggior danno possibile, il maggior numero di morti. La guerra era persa, ma loro facevano tanto male. E Satana fa la stessa cosa, non vincerà la guerra, ma cerca di fare il più grande male possibile al suo nemico. E il suo nemico sei te. Tu sei una persona che pure Satana. Questo è un concetto che ho detto più volte. Satana contro i figli di Dio ha veramente poche armi. Credetemi, quelle cose che può fare Satana sono veramente poche, proprio poche. Se tu decidi di scacciarlo, se tu decidi di tenerlo distante da te, allora in quel caso Satana può fare veramente poche cose. Può cercare di spaventarti, come avevamo detto che faceva la Spectre con James Bond, ma non riesce, nella prossima. Luca 4,26. Stupita la gente diceva, in che consiste la potenza delle sue parole? Ha tanta autorità che comanda i demoni ed essi escono. Gesù che cosa ha detto prima? Che chi ha fede in lui farà le stesse cose che lui ha fatto e anzi le farà di più grandi. Che cosa faceva anche Gesù? Scacciava. Tu hai l'autorità di scacciare spiriti, tu hai l'autorità di guarire le malattie,
Tu hai l'autorità di toccare le vite degli altri così come le ha toccate Gesù. Tu hai l'autorità di cambiare la vita delle persone che sono intorno a te, come ha detto Gesù. Tu hai l'autorità, anzi hai il dovere di uscire dalla terra di nessuno e di andare ad attaccare. Come uscire dalla terra di nessuno? Nella prossima. Cose pratiche. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Allora, la prima cosa, scegli di ricevere la verità. Ammetti che da solo non puoi lottare contro il diavolo. Non provare a fare pugni con il diavolo, perdi di sicuro. Puoi provare con la disciplina, puoi provare con la forza di volontà, ma tanto sicuramente tu perdi, di sicuro tu perdi, non funziona. Per cui scegli di ricevere la verità. Per cui chiedi a Gesù, già ce l'hai l'autorità, perché Gesù te l'ha data, è soltanto lì che la devi prendere. Seconda maniera, scegli di essere protetto. Seconda Tessalonicesi 3, versetto 3. Ma Dio è fedele, egli vi renderà forti e vi proteggerà dagli attacchi del diavolo. Chiedi a tuo padre la protezione. Tuo padre ti protegge, insomma, chiedigliela. Dio, mi serve, mi proteggi? Prego. Gesù, mi serve la tua protezione. Pregare è pericoloso solo se non chiedi la protezione. Solo se cerchi di farlo con le tue forze. Se tu cerchi di pregare e di liberare dagli spiriti, di avvicinare le persone a Cristo con la tua forza, sei realmente in pericolo. Ma se cerchi di farlo con la protezione di Cristo, allora sei in sicuro. Terza maniera, scegli di scendere in battaglia. Forse questa è la cosa più importante. Prima Timoteo 6, versetto 12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Dio si vuole servire di te, ma non puoi restare nella terra di nessuno. Dio si voleva servire delle persone che gridavano Osanna, ma quelle hanno deciso a un certo punto di stare nella terra di nessuno. Anzi, qualcuno, molti sono andati dalla parte del nemico il giorno dopo. Dio si vuole servire di te per distruggere le fortezze del nemico. Sii costante nella preghiera, fanne un'abitudine e osserva come risponde Gesù alle preghiere che si sta facendo. E infine, scegli di obbedire. Seconda di Timoteo 1, versetto 8, la seconda parte. Sii pronto anche tu a soffrire per il Vangelo, perché Dio te ne darà la forza. Sii pronto a obbedire al Signore della tua vita, anche se comporta impegno, perché non è facile, non è facile. Però ti rammento che Paolo in Seconda Corinzi la chiamava questa una momentanea leggera afflizione. E lo diceva Paolo, mentre stava incatenato a un soldato romano pronto a essere ucciso. Gli diceva, vabbè, so qui, ma questa è una momentanea leggera afflizione. Puoi paragonare la tua momentanea leggera afflizione con quella di Paolo? Per Paolo la sua era una momentanea leggera afflizione. Se Paolo diceva di essere incatenato aspettando la morte, una momentanea leggera afflizione, pensa e rivaluta quello che stai passando, magari lo scherno, le risate, la riprovazione della tua famiglia rispetto a quello che stava provando Paolo. Se per Paolo era una momentanea leggera afflizione, la tua non può esistere. Non è nemmeno una puntura di spirito. Questa è una battaglia, non devi affrontarla da solo. Non tornare indietro dalle tue abitudini. Continua a fare quello che stai facendo. Non tornare nella terra di nessuno. Però devo dirti una cosa. Questa è una battaglia che non si vince da soli. Abbiamo detto che siamo in battaglia. Le battaglie si vincono da sole?
soltanto nel film che abbiamo visto due ieri fa, che era Kingfisher, come si chiamava? Kingsman, dove c'era uno che vinceva le battaglie da solo. Ma quello succede soltanto nei fumetti o nei film. Tra l'altro il film era tratto da un fumetto, non succede nella vita reale. Le battaglie si vincono con un esercito. E qual è il tuo esercito? Il tuo esercito è la tua chiesa. Il tuo esercito è anche il piccolo gruppo. Se non c'è un piccolo gruppo, è il caso che va, che organizzo un piccolo gruppo. Perché hai bisogno di un team. La vita cristiana non è per i lupi solitari. I lupi solitari normalmente vengono sbranati da altri lupi. Finiscono sempre sbranati. Fino a quando dovrai essere in battaglia? Perché insomma, la battaglia prima o poi finirà. Sì? La battaglia finisce fino alla prossima battaglia. La vita di un credente è una battaglia dopo una battaglia, dopo una battaglia, dopo una battaglia, dopo una battaglia, dopo una battaglia. Per cui appena hai finito una battaglia, stai tranquillo che se ne proporrà un'altra. E poi un'altra. E poi un'altra. Fino alla fine dei tuoi giorni, fino alla prossima battaglia. Per cui sii pronto, sii pronta alla prossima battaglia. Però sappi che tu fai parte dell'esercito che ha già vinto la guerra. Queste sono battaglie, ma la guerra è già stata vinta. La prossima settimana noi festeggeremo questa vittoria. Domenica prossima è Pasqua, è il momento in cui noi ricordiamo che la battaglia è stata vinta. Venerdì saremo qua per ricordare il momento più difficile, più doloroso di quella battaglia, che è stata la crocifissione, la passione di Gesù. Ma dopo 3 giorni la guerra è stata vinta e tu sei parte dell'esercito che ha vinto quella guerra. Fermiamoci a prima. Grazie Signore di aver vinto la battaglia di noi, di averla già vinta, di essere stato tu a scendere in battaglia per noi a vincere. Se tu sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato durante questa predicazione, prego di pregare assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio uscire dalla terra di nessuno, non voglio più stare lì, non voglio stare lì in mezzo, dove non succede niente, non faccio niente per te, non faccio niente per Satana, non faccio niente. E la mia vita non è dedicata a te, io voglio uscire, voglio andare all'attacco. Voglio attaccare le fortezze di Satana, voglio ricevere il tuo potere, la tua potenza per operare le cose che tu hai già operato e di farne dei più grandi, come tu mi hai detto che farò. Per questo io voglio scegliere di ricevere l'autorità, di prendere quell'autorità che tu mi hai dato, di appropriarmene, di farla mia, di poterti scacciare gli spiriti, di guarire, di portare persone a te. E voglio scegliere di essere protetto da te, ti chiederò la protezione in ogni momento, in ogni giorno, perché io voglio scendere in battaglia ogni giorno, voglio non tirarmi indietro, uscire dalla terra di nessuno e andare in guerra per te. Io ti prometto, Signore, che obbedirò, sarò pronto a soffrire per te, perché in te c'è la salvezza. Tutto questo te lo prego nel tuo santo